Pierce, Jax è sparito. Sono preoccupata. Stavo per chiamare la polizia, ma prima ho voluto informarla. No, no, è tutto a posto. A volte lo fa. È stressato, gli piace andare sui treni. Tranquilla, so dove trovarlo. Mi chiami appena sa qualcosa. Se non lo trova, dovremo avvisare per forza la polizia. Andrà tutto bene, davvero. Temevo che Jax l'avrebbe fatto, è un bambino irrequieto. L'ha preso dallo zio. Sta cercando la madre. Dove sarà? Eccolo. Aspetta lì, Jax. Vengo a prenderti. Quello è il furgone di Racine. Merda, crede che sua madre sia qui. Il posto della mala. Dopo il casino dell'asta, sarà la massima. Forza, occhi aperti. Testa, sapete che c'è? Andate a fondo. Porca troia, me la son fatta addosso. Servono più persone. Ricevuto!
nascondere. Ti porto al sicuro. Forza, Jax. Andiamo. Forza. Sguardo di Jax. Cosa ho fatto? Li ho uccisi tutti. Che avevo in testa? Io non sono così. Vero? Ci sono tante cose che vorrei spiegarti. Mi dispiace per tutto, Jax. So che non è facile. Senti, Jax. Quando devo occuparmi degli uomini cattivi, tu devi stare al sicuro. È così che mi dai forza. Come il guaritore. Sì, proprio come lui. Però quello è solo un gioco. Io l'avverto. Se non ho presto notizie di sua madre, chiamo la polizia. E ora? Oh merda, amico. Grazie per quello che hai fatto per me alla Matta. Irak non riusciva a crederci. Ma poi ci ha creduto, vero? Sì, se l'è bevuta. Adesso è tutto orgoglioso. Non posso farlo incazzare di nuovo, mi capisci? C'è un bar vicino a Rossi Fremont. Lascio una cosa fuori in mezzo ai rifiuti. È un microfono. Prendilo. Senti, l'hai spaventato lì, all'asta. Ora nessuno può salire ai piani alti senza avere il suo permesso, nemmeno io. Saremo discreti. No, dai. Che cazzo. Spero che Bedbug ce la faccia.
Gli sto dando fin troppa fiducia e non so se è all'altezza. Ma ora solo lui può farmi entrare. Spero di non ammazzarlo. Pensano che i V sono un branco di teppisti da strapazzo. Certo, alcuni lo sono. Li uso per depistare. Li faccio lavorare per la strada. Per me possono pure morire. Ma i miei uomini li addestro con ciò che ho portato dal deserto. Tattica, psicologia, intercettazioni. E si avvicina al Rossi Fremont ed è solo quello che vuole vedere. Droga, armi e furti. Ma i piani alti... Devo entrare nel palazzo e restare vicino al segnale di Bedbug. Se perdiamo il contatto, quello va nel pallone. Devo tenerlo calmo. C'è qualcuno lì? Ti conviene uscire, è meglio. Merda, chi diavolo è quello? Dobbiamo sistemare quello stronzo una volta per tutte. Trovatelo! Andate a cercarlo! È sparito! Sì? Sei pronto? Sì. Tu dove sei? Molto vicino. Vai. Il mio dito è sempre pronto sul tasto play se provi a fregarmi. Se questi mi prendono... Si fida, dovresti saperlo. Che c'è sul piano di... Non lo so, amico. Una stanza in cui Iraq non fa entrare nessuno. Tu oggi ci entrerai. Non esiste. No, non posso. Senti, lì c'è una specie di porta di sicurezza. Non preoccuparti. Basta avvicinare il telefono. Entrerai in quella stanza. Non sono una spia. Io odio i poliziotti. Meglio. Io non lo sono. Sto cagando sotto. Ascoltami bene e muoviti quando te lo dico. Ci penso io. Ok. Ok, ora. Va bene. Vai. Vaffanculo! Cazzo! Oh, cazzo! Calmo. Quanti anni hai? 19.
19, ne ho 19. Cristo, sei un ragazzino. Nonna dice che sono sempre stato grosso. Muoversi? Sì. Roba da pazzi. Non ne vale la ora, pena. Vai. Ok. Non voglio farlo. Vaffanculo. Cazzo. Oh, chi è stato? Vai, veloce. Vado. La roba da pazzi. Perché bazzichi con queste teste di cazzo? Sono la mia famiglia. La roba si rompe di continuo. Così niente credevo. Di nuovo. Tu hai famiglia? Sì. Figli? No, tu? Chi lo sa? Merda, non farmi ridere. Già, è meglio di no. Vai avanti. Vado. Non voglio farlo. Ok, ora. Vai, vai. Muoviti. Va bene. Vaffanculo. Cosa? Ehi! Ehi! La roba si rompe di continuo. Niente di nuovo. Roba da pazzi. Non ne vale la pena. Ora, vai. Sì. Non voglio farlo. Non mi riguarda. Non sono mica un tecnico. Vai, veloce. Ok. Vaffanculo. Senti la porta. Cazzo. Ascolta, ci stai invitando? Tu avvicinati. Solo Iraq può entrare. Aspetta, guardo attraverso il tuo obiettivo. Il computer è di là. E tu perché lo fai? Non è il tuo mondo. È complicato. Abbiamo tutto il tempo. Diciamo che Iraq ha fatto del male alla mia famiglia. Voglio risposte. Non è così complicato.
pensavo. E te l'avevo detto che sono i ladri. Zitto. Il computer è di là. Cazzo, ma si gela qui, amico? E freschi i server. Ecco, avvicinati. Merda. Cosa? Tu resta lì. No. Aspetta, non ancora. Torna lì. Succede, Bedbug? Aspetta, non è quello che sembra. A te cosa cazzo sembra? Perché a me sembra che stai cercando di fottere. Ma come cazzo no, sei entrato? Calmati. No. Ti voglio bene, lo sai, no. Chi ti ha pagato qui? No, sentimi. Non mentirmi. No. Non devi raccontarmi cazzate. È così che ripaghi la mia fiducia. Andiamo, amico. Siamo fratelli, io non c'entro niente. È colpa sua. Cazzo. È molto vicino. No, non è più tardi di sotto. Non andarmi. Andate! Trovate quello stronzo! Oh no... Bedbug... Cazzo, dove cazzo è andato? Non aveva pensato... Ha ammazzato suo cugino. La colpa è mia? Dimmi che hai novità. Il download era parziale, ma ho scoperto comunque qualcosa. Il suo computer è pieno di roba per ricattare chiunque. Senti come si chiamano le cartelle. Sex tape polizia. Corruzione capo Bloom. Falle del CTOS. Iraq ha in mano l'arma più pericolosa di questa città. Infatti la polizia sta lontana. Probabilmente ha parlato con il capo. Riesci a vedere dentro le cartelle? No, ma ci provo. Ce n'è anche una sul Merlot? Merlot. Sì, eccola. Bene. Arrivo subito. Bedbug, sei vivo? Esci subito da lì. Sono fuori. Ho pensato che potevo aiutarti ad avere le tue risposte, sai, sulla tua famiglia. Il video che abbiamo visto. Iraq mi ha fatto delle domande, voleva scoprire che cosa ne so di Rose Washington. Rose Washington? Non so chi sia, ma è la tipa nel video. Iraq dice che è morta. Ok, grazie. Mi servirà. Sì. Senti, io e te siamo pari, no? Siamo pari. Gran bel lavoro. Hai fatto un bel casino a Rose Fremont. Dammi delle buone notizie. Iraq può ricattare un sacco di gente, tutto nel suo computer. Chiunque, dai politici corrotti ai capi del CTOS. C'è anche roba sul Merlot. Lo sapevo, te l'avevo detto che era lì. Ma è criptato. Non posso accedervi, ma il video trovato al Merlot? La donna si chiama Rose Washington. Rose Washington. Conosco quel nome. Non era del CTOS. Aiden, ottima scoperta. Ho seguito il tuo IP. Siamo solo all'inizio. Quel video è importante per qualcuno, tanto da spingerlo ad attaccare me e anche tuo nipote. Attento, Damien. Dai, so che vuoi arrivare fino in fondo tanto quanto me. Non era nei patti. Ma invece sì. Hai detto che è criptato, quindi non hai finito. No, non puoi farlo. Posso fare quello che voglio. Ciao, sono io. Nikki, come stai? Sono
sono stanca. Si prendono cura di me, credo. Ma ti prego, vieni a prendermi. Ok, c'è altra gente con te. Bene, è positivo. Sii pronta a tutto. Sto arrivando. Ho bisogno di vedere Jax. Lui come sta? È molto coraggioso. Ha preso da sua madre. Ma è testardo proprio come lo zio. Già, proprio così. Non accetta mai un no. Tempo scaduto. Ciao, ciao. Dovevo aspettarmelo da Damien. Mi sta manipolando. Il suo scopo è un altro. Ok. Una cosa alla volta. Mi servono gli altri ricatti di Irak. Solo così potrò trattare con Damien.